Bella a tutti ragazzi, sono Mirko, bentornati su Ghibli Channel e su Farmer Dynasty. Allora ragazzi, stavo andando dal tizio qua, Steve, che ci dovrebbe dare appunto questo vecchio rimorchio per cereali, che è indubbiamente una delle cose principali che ci serve per lavorare i nostri campi. E praticamente, allora, vi dico innanzitutto che a casa finalmente le mie api mi hanno fatto un vasettino di miele. Infatti ho aggiunto altri due alveari, ecco perché sono sceso con i soldi a 1.005 euro, perché ogni alveare costa 250 euro, però ci ha dato comunque del miele che ha diciamo un valore nutrizionale veramente molto alto. Recuperiamo 35 con questo e inoltre possiamo anche appunto usarlo in cucina e ovviamente anche vendere. Mentre mi recavo poi appunto da questo Steve, ho trovato qua praticamente un tesoro, quindi voglio vedere che diavolo c'è dentro. Del profumo ottimo, della zuppa di pomodoro e del latte condensato, va benissimo. Soprattutto il profumo, visto che il profumo donna costa un boato a comprarlo, per cui se dobbiamo diciamo eventualmente conquistare qualcuno, lo possiamo fare anche regalandolo il profumo da donna, e così risparmio di comprarlo io, oppure lo posso ovviamente anche rivendere e guadagnare qualche soldo, quindi ottima cosa. Adesso mi è venuto in mente appunto vedendo il forziere che già da un po', anche quando diciamo giocavo io ai tempi, c'erano appunto in giro questi forzieri, però quando giocavo io erano buggati perché non s'aprivano e quindi insomma mi fa piacere che abbiano risolto anche questa cosa. E va bene anche sapere insomma che in giro si possono trovare dei forzieri che ci danno appunto degli oggetti, così evitiamo di comprarli noi. Allora, l'unico problema di questa mission è che sta veramente in culo al mondo, perché sono tipo 2,5 km rispetto alla nostra fattoria, e farle con il Jack Beer qua è veramente una roba allucinante, perché ci si impiega veramente una vita e mezzo. Però d'altronde ragazzi, il carrellino mi serve assolutamente, quindi devo farlo per forza. Allora, credo che, ok, siamo arrivati all'Old Man's Wharf, ok, questa roba qua, e andiamo dal tizio, vediamo cosa ci richiede più che altro per darci questo rimorchio, perché mo non vorrei che mi faccia fare diciamo un lavoro della Madonna per darmi un rimorchio tutto scassato, ma sicuramente sarà così, quindi capiamo un attimino. Finché mi fa riparare edifici, cose, non è un problema. Perfetto, dovrebbe stare. Ciao, qua. Posso Ciao. Aiutarti? Sì. Sono nuovo di qui e cerco un lavoro. Sono interessato ai macchinari agricoli. Ok, sei interessato? No, sono interessato. Okay. Questi edifici cadono a pezzi e io non so niente. Perfetto, ci chiede di riparare. Ottimo, se ottimo. Se mi aiuti, posso darti il mio vecchio rimorchio per cereali. Che ne okay. dici? Sì, sì, mi interessa, mi interessa. Assolutamente certo. sì. In cambio del rimorchio okay. lo faccio volentieri. Basta, non mi fa aggiustare tutta la fattoria, ma se è qua un paio di edifici va bene. Allora, vediamo un attimino. La serra, perfetto, quindi ripariamo la serra. Ok, per cui mettiamoci al lavoro. Ragazzi, qualcuno di voi mi ha chiesto di far vedere anche le costruzioni, le riparazioni, quindi magari in questo gameplay vi faccio vedere, diciamo, qualcosina in più. A livello di costruzioni, teniamo sempre a vista l'ingegnere, ok, così almeno riesco a vedere cosa devo riparare. C'è anche questo, quindi ripara, ripara. Vabbè, qua le riparazioni, come detto, sono piuttosto semplici, basta tenere premuto insomma il tasto destro e vedere le parti rosse, quindi quelle sono quelle appunto da riparare. Ok, ripariamo anche questo, perfetto. Il tetto dovrei riuscire a farlo da dentro, non dovrei avere grossi problemi. Ok, ripara la porta. Ammazza, tutti con la serra devastata sono. Ok, vai. Allora, riparo prima l'esterno e poi, ragazzi, dopo andiamo all'interno. Come detto, magari alternerò ogni tanto qualche missione, diciamo senza troppi tagli. Ve la lascio così, insomma, potete capire meglio anche in cosa consiste il gioco e soprattutto quanto ci vuole per tutte le varie riparazioni. Come detto, queste, finché dobbiamo togliere la ruggine, fare queste riparazioni piccole, tra virgolette, non è che ci voglia chissà quanto. Poi in tanti posti potete raggiungerli anche senza dover mettere, diciamo così, le impalcature. Quindi tipo qua
ci si arriva tranquillamente, anche quegli altri li faccio da dentro arrampicandomi, diciamo, sulla serra, come del resto ho fatto per la mia, facendo esattamente così, né più né meno. Perfetto, anche perché questo oltretutto richiede poco in realtà, come pallini, vedete che in base alla quantità di materiale, diciamo, da riparare, si deve riempire 1, 2, 3 o 4 pallini a seconda. Ovviamente più pallini ci sono da riempire, più tempo ci mette il tipo a riparare, quindi questi qua in linea di massima sono abbastanza veloci. Ok, dai, ripariamo anche questo. Bene, ripariamo anche questo. Perfetto, qua è già tutto riparato, manca questo. Ok, andiamo di qua. Ok, dai, dammi questo. Solo che ogni tanto non vi prende... Ok, ce l'abbiamo fatta, perfetto. No, ogni tanto non prende il comando. Va bene, ripariamo tutto il bancale qua. Perfetto, che manca? Allora manca questo. Ho rugginito tutto e ne mancano ancora un paio. E siamo a posto, già la serra gliel'abbiamo riparata. Ok, manca quello di là e dovremmo essere a posto. Perfetto, ma ovviamente non è l'unica cosa che dobbiamo riparare, perché questa è una carogna nel profondo, e dobbiamo riparargli anche il fienile. Mannaggia, mortacci sua, va bene. Ovviamente lui, quando avete l'attrezzo da riparazione, ve lo cambia in automatico a seconda del materiale, diciamo, che dovete riparare, quindi legno, ferro, muratura, quello che sia. Quindi vedete, questo è, vabbè, comodo perché non dovete star lì a cambiarlo voi, diciamo, manualmente. Dai, dimmi che me lo prendi di qua. No, non me lo prende, vabbè, niente, vado sul tetto, dai. Metto il ponteggio e via, che mi sa che faccio prima, dai. Ok, qua c'è sia parti in legno che parti in muratura da riparare. Questi impiega un po' di più, perché ovviamente sono decisamente più grandi. Vedete? Lui in automatico cambia, diciamo, lo strumento con cui riparare. Mazza, oh, qua ce l'hai tutta devastata sta parte, eh? Porca vacca. Ah, ma questa c'è il piano di sopra, è vero, che il fienile è il piano di sopra, quindi ok, no, non metto l'impalcatura, vado direttamente da dentro, salgo sopra e via. Ok, vai, gli ultimi muri da sistemare e il fuori è a posto. Ah, vai, ripara, ripara. Ok, vai, ripara, no, questo, ok. Il portone, va benissimo. Ripara questo. Ok. Perfetto. Allora, la porticina da riparare è questa qua. E poi dovremmo, in teoria, essere a posto col fuori. Non dovrebbe esserci più nulla. Esattamente. Quindi, andiamo all'interno. Allora, iniziamo a riparare quelle dentro. Perfetto. Ok, ripara questa. Mazzo, è più scassato del mio sto finile, però. Porca vacca. Ecco, per i pilastri, vedete, sono 4 pallini, devi riempire, ovviamente ci vuole decisamente più tempo. Allora, ah no, ma questo non è due piani, no? Ho detto una cavolata. No, è vero, non è due piani, quindi... E niente, questo devo per forza mettere il ponteggio fuori, vabbè, poco male. Ok, vai, metti questo. E che alla fine no, il tetto no, è solo le parti laterali che sono rotte. Vabbè, adesso vediamo. Ah, magari ce la faccio salendo qua sui balloon de fieno. Vediamo, vediamo un attimino, ragazzi, dai. Ok, no, il tetto di qua è scassato da far paura. Vabbè, niente. Allora, vediamo se almeno riesco a riparare questo. Dai, dimmi che me lo prendi. Dai, niente. Vaffan bagno. No, mi tocca mettere il ponteggio fuori. Va bene. Allora, ponteggino. Allora, dammi quello con la scala, per cortesia. No, questo. Ok. Allora, andiamo su. Allora, sì, dammi lo strumento riparazione. Perfetto. Allora, devi riparare questo. Ok. Perfetto, poi qua io voglio prendere, però... Eccolo, perfetto. Prendo quello di lato, così almeno non sto a mettere il ponteggio sul frontale. Perfetto, e poi riparo questo, eh? Tecnica, mamma mia. Ok. Sto lavoraccio pure sul tetto, che rischio la vita per un cacchio di carretto, che non l'ho manco visto, tra l'altro. Vabbè, dopo lo vediamo. Guarda questo che c'ha la fattoria qua in riva al lago, che spettacolo. Cos'è, lago, mare, non lo so. Però comunque uno spettacolo. Va bene, dai, manca l'ultimo, quello là, e poi siamo a posto. Ah no, c'è ancora quello lì del laterale, va bene.
va bene, vediamo se ce la facciamo da qua. Wow. Ok, meno male che... Mazza, vabbè, senti, mettiamo sto ponteggio qua e non se ne parla più. No, diciamo, meno male che non ci sono i danni da caduta, perché sennò era veramente un problema. Dai. Ok. Perfetto. E con questo, ragazzi, dovremmo aver finito. Ok, ottimo. Torna a Steve e chiedi quello che ti spetta. Allora, tiriamo via un ponteggio. Ok, tira via questo. E tira via questo. Perfetto. Ui, doveva mangiare le galline? Brava. Ok, allora, caro Steve. Adesso è tutto a posto. Ok, il lavoro te l'ho fatto. È un'ottima notizia, grazie. Ora puoi prendere il rimorchio. Ah, meno male. È tutto tuo. Grazie. Meno male. Ci vediamo in giro. Ci vediamo in giro. Ciao, buona giornata, ciao. Steve, sembra gradirti davvero molto. Ci credo, tutto il lavoraccio che gli ho fatto. Dove cacchio è sto rimorchio? Ah, là. Ok. Va bene, mi sono guadagnato il seminatore. No, è il rimorchio, non è il seminatore. Vabbè. Eccellenteo pulito. Vabbè, sì, la traduzione, ragazzi, non l'hanno minimamente sistemata. Da che ci giocavo io era assolutamente uguale. Termini buttati così a caso. Google Translate ha fatto veramente danni. Ok, dai, attacchiamo questo. Lo attacchi cortesemente? Ok, grazie. Perfetto, e con questo ce ne possiamo tornare finalmente in farm. In teoria dovrebbe, spero, avermi sbloccato. Allora, questa vecchia seminatrice. Vecchia mietitrice, ecco quello che mi serve. Infatti mi ha sbloccato Jeanette ed è anche vicino alla farm. Meno male che stavolta ci va bene, perché guardate qua, sono a 2,5 km praticamente da casa, e arrivarci con questo è un bel viaggio, eh. Diciamo che, come detto, ragazzi, all'inizio su sto gioco dovete avere veramente molta pazienza, perché gli spostamenti li dovete fare con sto Jack Beer che va ai 23 all'ora. E dopo, come detto, ci sono anche i trattori moderni e tutto quanto nel negozio, ma costano un botto, quindi costano 30, 40, 50 mila euro. E, insomma, e all'inizio purtroppo vi dovete, diciamo così, arrangiare con mezzi di fortuna, tutti arrugginiti, tutti scassati, che vanno piano, e di conseguenza anche lavorare i campi, insomma, fare tutti i vari lavori è... insomma, richiede un dispendio di tempo non indifferente. Però, se vogliamo, è anche un po' il bello del gioco, perché vi fa effettivamente sentire, proprio nel vero senso della parola, la sensazione di essere assolutamente povero in canna, e quindi di dovervi arrangiare con quello che avete. Quindi vi fa apprezzare anche un carrettino tutto scassato come questo, ve lo fa apprezzare. Quindi, ecco, rispetto magari a altri giochi come appunto Farming, Cattle and Crop eccetera, qua diciamo è proprio più volto alla simulazione appunto di vita reale, insomma, dove prima di acquistare un macchinario di un certo valore ne deve passare di tempo, e qua è un po' la stessa cosa. Allora, io terrei però la strada asfaltata, perché francamente vorrei evitare di infognarmi nei campi col carretto dietro prima che ci rimango impantanato da qualche parte. E quindi, ragazzi, vado in farm così a sto punto, e ci vediamo fra pochissimo. Ok, ragazzi, allora sto tornando verso casa, mancano 900, no, ancora un chilometro e qualcosa, comunque ormai ci siamo quasi. Visto che sono davanti al negozio, quello lì è il negozio, mi fermo anche un attimo a prendere ancora un po' di semi per la nostra serra, perché non li ho presi poi l'altra volta, e effettivamente ci potrebbero servire, così inizio a seminare. Di modo che almeno qualche soldo poi riusciamo a farcelo, diciamo, tra una missione e quell'altra. Ok, quindi andiamo qua con questo. Va bene, sì, molla qua, lascialo in mezzo alle balle, tanto qua non passa nessuno, quindi non c'è problema. Entriamo nel negozio e direi a questo punto di andare a prendere un po' di prodotti da serra. Allora, il melone era quello che sicuramente pagavano di più, e la Madonna è anche quello che ovviamente costa di più, quindi prenderei magari un 54 di melone. Facciamo ancora un po' di pomodori, che quelli tanto ce li mangiamo anche noi, e prenderei ancora un po' di zucca, dai. Sì, così, spendiamo sulle 500 euro, però quantomeno per un po' dovrei essere a posto per quanto riguarda la serra. Siamo rimasti nuovamente poveri con 484 euro, quindi veramente
una schifezza, però quantomeno abbiamo un po' di prodotti da poter utilizzare. Devo anche lavare il trattore, perché vabbè, su questo modello di trattore, diciamo, lo sporco si nota relativamente poco. È un po' zozzo, no? Beh, le macchie di terra si vedono, perché anche qua si può lavare il trattore. Abbiamo, diciamo, la... come si chiama? L'idropulitrice già in farm, qua non la dobbiamo comprare, ce l'abbiamo già, e ogni tanto appunto possiamo dare una lavata al nostro trattore. Ok, ovviamente ragazzi lo sporco lo si vedrà molto di più nelle attrezzature nuove, chiaramente insomma nei trattori moderni lì si vede molto molto di più, però insomma c'è anche questo aspetto qua che non è male, perché comunque tenendo conto, come detto, a livello tecnico per amor di Dio non sarà chissà che cosa, però graficamente comunque non è brutto come gioco, è comunque curato insomma nei vari dettagli. Come detto, abbiamo addirittura una sorta di terreno quasi dinamico, anzi è un terreno dinamico, non come quello di Kettle & Crop ovviamente, però quantomeno è già un terreno insomma un minimo dinamico, ecco, dà un senso già di deformazione quando ci passiamo sopra col trattore, comunque non male, vedete, lasciamo comunque insomma delle belle tracce. Ecco qua gli alveari che appunto ho messo, miele non ce n'è ancora, quando è pronto il miele avvicinandovi vi viene fuori l'opzione appunto per raccogliere il miele, era una cosa che mi chiedevo quando avevo diciamo posizionato il primo alveare, quindi adesso lo sappiamo. Perfetto, ecco qua il nostro carro appunto per i cereali, quindi assolutamente un'ottima cosa. Allora per adesso lo metto qua ragazzi, poi vedrò di insomma mettere un po' d'ordine nei vari mezzi, vedrò di parcheggiarli in maniera un attimino decente. Altri lavori ragazzi in farm non ne ho purtroppo fatti, perché non ho avuto tempo di farli, però insomma piano piano ovviamente li farò. Dunque io metterei sicuramente il melone, dai, allora iniziamo a fare una bella seminata di melone, eccolo qua, mi sa che riusciamo a riempire completamente tutta la serra a sto giro, perché ne ho presi un bel po' di semi. Quindi in teoria, allora, iniziamo a seminare intanto tutto il melone. Perfetto, riesco a riempire quasi tutto solo con il melone. Però comunque il melone anche ce lo pagavano bene, quindi non è assolutamente male. E poi mettiamo la zucca, dai. Ne abbiamo 60, quindi sì, riusciamo a riempire questa, a fare un raccolto e secondo me riempirla anche una seconda volta senza più bisogno di comprare nulla. Perfetto, i semi li posso rimettere qua? No, ok, va bene, me li tiene credo in automatico. Ok, mettiamo l'acqua così almeno va sul comfort e siamo a posto. Non so, magari ve lo chiedo a voi ragazzi, come detto, se le finestre qua, visto che le possiamo chiudere, e mi dice tra l'altro aperto, attivo, è sempre un casino riuscire a... Mannaggia, ok, eccolo qua, vedete, le posso chiudere o aprire, ma io non ho capito se a livello pratico serve effettivamente a qualcosa oppure no, oppure solo una cosa estetica e basta. Quindi se voi lo sapete ragazzi mi raccomando ditemelo qua sotto nei commenti, perché mi piacerebbe capire se effettivamente è una funzione che serve a qualcosa nella sera, magari mi velocizza la crescita del raccolto, non sarebbe assolutamente male come cosa, ma come detto non ne ho la più pallida idea. Le nostre galline dovrebbero star bene, perché tanto non ho diciamo non ho più dormito. Ah, ma eccolo il gatto. Ragazzi, abbiamo trovato il gatto, che spavento, oddio. Gatto, hai dei seri problemi di compenetrazione e nonché di texture, fai un po' impressione. C'ha la faccia che sembra tirata così, ha fatto un lifting. Abbiamo il primo gatto dopo un'operazione di lifting. Oddio, ma fa impressione, fa veramente impressione. Ciao James, scusami ma sei veramente brutto. Oddio, va bene. Comunque, lasciando perdere le texture del gatto, mi fa piacere che quantomeno ci sia. Ed effettivamente, ragazzi, da che ho preso il gatto non mi è più comparso quel messaggio che avevo i topi, diciamo, in cantina. Quindi credo che effettivamente il gatto faccia il suo sporco lavoro. Allora, proviamo a riposare per una settimana, perché vorrei vedere cosa succede alle nostre... Allora, le galline in teoria non dovrebbe succedere nulla, perché il mangime ce l'hanno. Credo che, esatto, le uova, non so quante me ne dà. L'altra volta abbiamo visto ne avevo prese una ventina mi sembra, giù di lì. Adesso vediamo, e avevo dormito solo un giorno, ma voglio vedere. Ciao amico, ciao. Voglio vedere, avendo dormito una settimana, che cosa effettivamente è cambiato. Allora intanto diamo l'acqua
nella serra, che è una cosa importantissima. Ok, perfetto, infatti vedete già stanno crescendo le nostre culture, almeno a livello di serra va bene. Vediamo in una settimana quanto miele hanno fatto. Una cefola di nulla, cioè il miele ha veramente una produzione che è lentissima. Cioè, in una settimana questo è manco un vasettino scarso di miele, vabbè. Lasciamole lì e aspettiamo. Mentre le nostre gallinelle quanto mangime hanno? 43%, quindi ha voglia. Per fortuna il mangime dura una vita. Mi avete detto che il gallo dovrebbe servire appunto a far venire fuori i pulcini e quindi ad aumentare, diciamo così, la nostra quantità di polli. Io al momento ne ho 19, vediamo se aumenteranno. Per il momento non sono aumentati. Però vediamo se, insomma, in futuro aumenteranno. Non ho capito se questa è una cosa che c'è già o che devono ancora mettere. Però vediamo. Qua altre uova non ne vedo. Ok, ne abbiamo prese 48. Sì, ne hanno fatte decisamente di più. Sì, alcune probabilmente sono marcite. Perché comunque mi ricordo che se si fa passare troppo tempo, poi la roba marcisce. Per cui. Sicuramente avranno prodotto meno che non dormire ogni singolo giorno e raccogliere ogni singolo giorno, questo indubbiamente. Però, vabbè, dai, direi che comunque non ci possiamo assolutamente lamentare. Va bene, ragazzi, allora dai, io direi che posso concludere qua questo nuovo gameplay dedicato appunto a Farmer Dynasty. Quest'oggi, come detto, ho voluto farvi vedere un po' di più il discorso della riparazione. Magari alternerò, diciamo, per non farvelo comunque vedere sempre, anche perché poi le missioni all'inizio sono comunque piuttosto differenti, nel senso che nelle prime due abbiamo dovuto riparare una, ho dovuto arare, che è quella che non vi ho fatto vedere, poi quella della mietitrebbia non ricordo cosa chiedeva la tizia per regalarci, diciamo, la trebbia. Ma mi sembra, se non ricordo male, che quella missione era bella tosta. Mi sa che era bella lunghetta. Però vedrò io eventualmente off camera. Vado prima a vedere in che cosa consiste la missione. Se nel caso, ovviamente, ve la mostrerò nei prossimi video. Detto questo, ragazzi, io quindi direi che posso salutarvi. Vi ricordo come sempre di lasciare un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Se va, seguite anche su Instagram, lo trovate qua sotto in descrizione. Detto questo, vi saluto e noi ci vediamo nei prossimi gameplay. Ciao belli!